Salve a tutti, bentornati a tutti nel nostro canale. Faccio una cosa che solitamente non faccio mai, cioè vi invito subito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un like al video se vi è piaciuto e a commentare questa location, questo posto che a vedere da quello che so io, purtroppo non conosco bene la storia, però so che il posto è veramente bello, grande e interessante. Eccolo laggiù. E io e Cristina ci accingiamo ad andarci. Accingiamo. Là. Signori e signori, benvenuti alla Villa della Poetessa. Allora, qui giù, lì, ci sarebbero le cantine, ma questa signora qui, paura, va bene, saltiamo le cantine e andiamo a finire di vedere questa prima parte di questa casa, che poi alla fine a me sembra più un borgo, andiamo a vedere. Allora, qualcosa ci fa pensare che questa fosse la casa del prete, perché comunque abbiamo trovato tante cose che appunto riguardano la religione, quindi sembrerebbe proprio la casa del prete. Andiamo avanti perché ci rimane ancora la cucina di questa prima parte di questo primo appartamento. Thank you.
Si sa benissimo molto poco di questa struttura. Abbiamo visto che in quella stanza lì c'era pieno di borse. Infatti un nostro collega l'ha chiamata la stanza delle borse. Andiamo in quest'altra camera, che anche qui c'è tantissima roba. Veramente molto interessante questa
questa casa è ricca veramente di spunti e di fotografie. Purtroppo siamo completamente al buio perché siamo anche di sera, e quindi di conseguenza la luce è molto poca e vi dovete accontentare di quello che si vede, perché io penso che comunque si renda abbastanza quello che stiamo vedendo per la bellezza di questo luogo, che veramente, nonostante sia abbandonato da un diverso tempo, una decina d'anni circa, è sempre abbastanza, diciamo, bello da vedersi, anche se abbastanza bello non si dice. Adesso usciamo e cerchiamo di andare negli altri posti. Non, sì, qui ci siamo già stati. Ok, adesso usciamo e cerchiamo di andare negli altri luoghi. Allora, come ben vedete, adesso siamo all'esterno, così vedete meglio che siamo veramente al buio, no? La luce qui. E stiamo andando dalla parte di giù, perché dalla parte di là abbiamo visto che c'era un'altra casa. In più qui giù c'è anche la chiesa. Vediamo se riusciamo a entrare in chiesa e vediamo se riusciamo ad arrivare all'altra casa, altrimenti faremo la chiusura video. Perfetto, allora siamo giunti alla conclusione. Cosa cacchio, non ci hanno passato? Siamo giunti alla conclusione di questo video. Come ben vedete, siamo completamente al buio. Meno male c'è Cristina che mi dà la luce negli occhi, così non so come stare. Va bene, siamo completamente al buio. Bellissima anche questa seconda casa. Aspetta, mi fermo, se no cado. Questa seconda casa da dove, dove siamo entrati, veramente bella, con tantissime cose. Allora non ci rimane altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Io questo lo mando per Halloween, Cristina, che questo va mandato per Halloween per forza. Quindi buon Halloween a tutti, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ciao.